Quale consiglio daresti a chi si approccia al mondo, alla cultura del podcasting? Allora, il primo consiglio che darei è di ascoltare molti podcast in modo da vedere qual è il panorama dei podcast di oggi. Se in italiano, se magari se avete la possibilità anche in inglese, perché c'è un mondo molto, diciamo, in America sono, i podcast vanno di moda da molti più anni e quindi c'è un po' più di offerta ancora. E poi soprattutto di nutrirvi, cioè non vi fermate ai podcast, ma andare al cinema, andare a teatro, leggere romanzi, coltivare comunque degli interessi, perché il podcast è nato innanzitutto come condivisione dei propri interessi, poi si è trasformato nel tempo, però se abbiamo qualcosa da dire di interessante sicuramente il nostro podcast sarà più ricco. Ci parli di Podcast Story? Sì, allora, Podcast Story appunto è stata la prima podcast factory italiana, quindi è nata come startup da un piccolo gruppo di persone, soprattutto pubblicitari, creativi, per creare podcast. Noi siamo specializzati nel branded podcast, quindi nella creazione di podcast per aziende e brand. E la nostra cosa particolare è che appunto siamo stati i primi e noi creiamo proprio podcast stories, quindi contenuti emozionali e coinvolgenti che magari veicolano anche comunque i valori di un brand e fanno in questo modo parlano anche di aziende con cui collaboriamo. Elena, quando secondo te un podcast realizza pienamente le sue finalità? Allora, sicuramente un podcast ha la finalità di farsi ascoltare e quindi di dare voce a delle storie. Quello che può fare benissimo anche un testo scritto, un libro, il teatro, il cinema, sono comunque sempre qualcosa che viene raccontato a qualcun altro. È solo un modo diverso di farlo, quindi quando la storia colpisce, quando un valore, nel caso di un branded, una storia o anche un'informazione, nel caso del documentario, insomma quello che si vuole raccontare viene raccontato, ma soprattutto viene interiorizzato, viene appreso e tante volte anche può cambiare, insomma può cambiare il corso della vita di qualcuno nel migliore dei casi, o anche semplicemente creare una piccola scintilla, creare un'ispirazione, creare un'emozione, soprattutto è emozionare e anche intrattenere, è un nobilissimo fine che si può raggiungere e che si deve raggiungere. Il podcast può essere uno strumento per la promozione commerciale di aziende o enti sul web? Assolutamente sì, anzi, proprio nel nostro momento storico attuale il marketing, la pubblicità è assolutamente spostato in questo senso, quindi non è più io faccio questo prodotto, compra questo prodotto, ma è ti racconto che cos'è il brand, ti racconto quali sono i nostri valori, ti racconto la nostra storia o ti racconto anche qualcos'altro in cui noi crediamo e anche creiamo. Quindi è lo storytelling aziendale, insomma la nuova frontiera della pubblicità o comunque del farsi conoscere, e il podcast ha un potere e un potenziale altissimo in quanto non è solo video, non è solo immagine, ma è raccontare, trasportare, quindi dal talk al fiction, all'info podcast, alle pillole, alle news. Un brand può sposare tutti questi format, tutti questi generi e sicuramente trarre vantaggio dal podcast, quindi sì. Arianna, il podcast e i video. Secondo te il podcast dà più spazio alla fantasia e all'immaginazione? Forse i video sono più arroganti, più stringenti? Io penso che non sia questione di arroganza, penso che sia proprio una questione di diversità. Sono entrambi due media che diffondono e comunicano al pubblico, lo fanno in maniera molto diversa. Ora noi siamo abituati a avere sempre video o contenuti che ci danno subito l'informazione. Credo sia molto importante invece fare un passo indietro, permetterci di sperimentare e immaginare attraverso un senso che non sia più la vista, ma bensì l'udito. Quindi pensiamo che sì, il podcast possa farci immaginare un po' di più o farci viaggiare un po' di più, riscoprendo qualcosa che in realtà conosciamo benissimo. Quali sono le caratteristiche che fanno la differenza tra un podcast amatoriale e uno professionale?
Fare podcast credo sia diventata quasi una moda. Stanno diventando sempre più famosi i podcast con più ascolti e tutti vogliono provare a fare il proprio podcast. La vera differenza tra ciò che piace a noi e ciò che funziona è il grande lavoro, il grande studio e soprattutto concentrarsi su quello che la gente non sente ma percepisce. Quindi la differenza tra un podcast che può funzionare e uno che semplicemente piace a noi è andare al di là della nostra immaginazione, capire davvero e comunicare davvero qualcosa che per noi è importante.